Buongiorno, buon anno. Riprendiamo nel 2013 con i nostri appuntamenti di ADI Impresa Docet. Ospite di questo incontro è l'azienda Polyform. Il presidente e amministratore delegato della Polyform, Giovanni Anzani. Buongiorno a tutti e buon anno. Cercherò di raccontare questi oltre 70 anni di storia di Polyform. Polyform nasce nel 1942 come una delle tante imprese di famiglia e prima della guerra e poi riprendono dopo come bottega artigianale che man mano negli anni poi cresce. Nel 70 iniziamo questo primo sistema componibile. Ecco, qui già nel 76 cominciavamo a disgregare quello che era la zona notte, perché fino a quegli anni si comprava la stanza. Nell'80 abbiamo cominciato questo sistema a parete, che è una parete attrezzata che ancora oggi è in produzione. Ecco, nell'83 con l'architetto Paolo Piva abbiamo cominciato a fare dei prodotti di design, questo letto che ha rappresentato un po' un punto forte dell'azienda, l'affacciarsi da un'azienda di produzione a un'azienda che cominciamo a parlare con dei prodotti di design. È stato un successo in quanto poi l'abbiamo esportato un po' in tutto il mondo. Ecco, nell'87 abbiamo fatto questa innovazione con l'architetto Cattaneo dell'Orto di questo armadio con le facciate in vetro che dal momento che si illuminava diventava trasparente. Ancora oggi credo che la maggior parte delle aziende l'hanno ancora in produzione. Nel 90 con Paolo Piva abbiamo cercato di innovare anche quello che era l'attrezzatura interna degli armadi. Storicamente l'armadio erano 6 antine a battenti, centralmente c'era una cassettiera, 4 cassette, un ripiano. Abbiamo cercato di andare a capire quali potevano essere le esigenze del contenere di un armadio e si è pensato a tutta una serie di attrezzature per soddisfare un po' quelle che erano le richieste, per cui non solo 4 cassettiere, però qui avevamo anche esagerato, questo era un armadio a baule che si chiudeva, no? E poi si poteva aprire, e avevamo anche esagerato, perché avevamo messo la cassaforte, il carico orologi, il demodificatore per i sigari, praticamente era un lui e lei, come se fosse il guardaroba che si usavano quando si andavano a fare le crociere nell'Ottocento, no? Che contenevano un po' tutto. Nel 98 abbiamo acquisito in quegli anni il marchio Varenna che produceva cucine e abbiamo cominciato questa nuova avventura, questa sfida. Poi nel 2005 tutta una serie di sedie disegnate da Carlo Colombo, poi Paolo Piva, ecco anche qui nel 2009 altra sfida che l'azienda si è presa, che era quella di entrare nel mondo degli imbottiti. E poi collaborando con un design francese, Jean-Marie Massot, abbiamo cominciato a fare pezzi anche qui nella direzione design, sempre per arricchire la collezione della zona notte, della zona giorno e comunque dei complementi in genere. Queste sono un po' le tappe, a volo d'uccello di quello che era un po' le produzioni di Polyform. Ecco, Polyform è su un territorio che è la Brianza. Noi non siamo Made in Italy, siamo Made in Brianza. Abbiamo delle aziende tutto a chilometro zero, perché siamo su 5 comuni comunque collegati. Abbiamo la Polyform come sistemi e complementi, col marchio Varenna abbiamo la divisione cucine, Polyform Contract, altra sfida che l'azienda si è posta come obiettivo, che è quello di andare a fare le grandi forniture internazionali, arredando anche alberghi, anche showroom e tutto ciò che poi è custom e che ci viene richiesto. L'ultimo nostro investimento è il Polyform Lab, dove invitiamo clienti a comunicare tutto ciò che sta dietro a questi marchi, per cui 3.500 metri di esposizione, uffici per la progettazione degli spazi, sale fotografiche, sale formative, sale riunioni. Ecco, in totale noi siamo su 115.000 metri quadri da aggiornare.
Siamo 660, più ne abbiamo un centinaio all'estero. Abbiamo sempre una ricerca della massima funzionalità a proposito di alto valore tecnico. Siamo fortemente orientati al massimo delle tecnologie. Diciamo, abbiamo il top delle tecnologie a livello mondiale. I materiali sempre più, diciamo, garantiti, massima affidabilità, sicurezza. Con l'azienda collabora mediamente con 20 design, citiamone qualcuno, da Carlo Colombo, Paolo Piva, Gianmaria Massò, Paolo Navone. Abbiamo 70 monobrand sparsi per il mondo nelle migliori capitali. Ecco, questa è un po' la strategia utilizzata anche dalla moda, quella di marchiare i negozi, alcuni di proprietà, come quelli 4-5 che abbiamo negli Stati Uniti, dove abbiamo appunto la Polio UK, che è gestita da mia figlia, con 5 negozi nostri importanti, uno a New York, 2 a Chicago, uno a Los Angeles, l'altro a Miami, più 30 dealer sparsi dal centro a Nord America. Abbiamo quello di Londra di proprietà, di Milano in partnership, come quello di Parigi, e poi diciamo investitori che credono nel brand Polyform e siamo un po' presenti in tutto il mondo. Questa dinamica dei flagship stores, no? Quindi dei negozi monomarca. La moda, visto che il riferimento si è fatto, ci ha insegnato che in verità sono tutti in perdita. Loro aprono i negozi nelle migliori strade delle città che contano, Londra, Parigi, ma quello per loro è secca perdita. Perché poi loro in verità crescono e i bilanci lo fanno su altre strategie. Io non credo che i vostri negozi siano in perdita. E questo è pazzesco. Se pensate quanto è viziato quel mondo lì rispetto a noi, no? Quanto è viziato rispetto alla mentalità comune che identifica il costo di una sedia no, da 100-800 euro comunque sempre come troppo caro e che non si vergogna di indossare una giacchetta da 2500 euro che magari cambiano la stagione successiva, mentre una sedia noi la pensiamo idealmente non solo per la vita con gli orologi ma per le generazioni a venire. Però questo è un elemento, se ci pensate, è incredibile, no? che trasmette anche la forza di queste, ideativa anche, no? Progettuale di queste aziende. I negozi me lo conferma, non credo che li facciate in perdita. No? Beh, diciamo i nostri stanno in piedi, no? E quelli degli altri se continuano a investire su di noi vuol dire che comunque non abbiamo gli utili della moda, i nostri EBITDA sono molto, molto più modesti, però diciamo rimane sempre un mondo affascinante, no? Molto creativo. Avevo la curiosità di sapere anche dal punto di vista del cambio del generazionale cosa sta succedendo in Polyform. Ma guardi, quello che posso citare è il passaggio che abbiamo avuto noi come seconda generazione. Io avevo 20 anni ed ero minorenne ai tempi, no? Ed ero ancora militare, l'altro socio, l'Aldo, ha finito il militare, l'altro ha finito la scuola, l'unico che ha un po' studiato, diciamo. E i nostri genitori, dopo una vita di intenso lavoro, hanno fatto un passaggio, no, di conduzione dell'azienda a noi, giovani, inesperti. E penso che i nostri genitori per 4-5 anni non hanno dormito di notte, perché insomma sono rimasti in azienda, ma non ci hanno mai interferito se non richiedendolo. E noi con l'entusiasmo, con la voglia del fare, no, sulla fiducia, perché soldi non ce n'erano, sulla fiducia abbiamo cominciato a ampliare, abbiamo cominciato non più a ragionare sul territorio del nord, a cominciare a esportare anche al sud e poi tutte quelle sfide che ho raccontato. I giovani rappresentano sicuramente il futuro delle nostre imprese, no, e i giovani devono entrare con una base di formazione sicuramente, no, ma con una grande passione. All'inizio del suo intervento Anzani ha detto una cosa che spesso si sottovaluta. Si vendevano le camere, lui ha detto, e si producevano le camere 70 anni fa. Si comprava tutto l'insieme dell'ambiente. Il design rompe questo modello e fa dei pezzi separati. Ed ha ragione Anzani quando dice che il compito adesso storico del design dovrebbe essere incentrato sulla ricomposizione. Se il Salone del Mobile, oltre a presentare negli stand delle aziende i prodotti che queste aziende fanno, facesse ogni anno, desse uno spazio a presentare delle case ideali fatte da
grandi arredatori italiani e stranieri, composte utilizzando i materiali prodotti dalle aziende che nel salone espongono i loro prodotti, potremmo aiutare i visitatori a capire che possono non solo comprare i singoli pezzi, ma dobbiamo aiutare il nostro futuro mercato, i nostri futuri consumatori, a comprare lo stile italiano di arredare. La sfida che noi ci dobbiamo porre, parlo da imprenditore, da sistema arredo italiano, è quella di comunicare vari stili di vita, no? Di riaggregare, no? E dare delle ipotesi. Polifon lo fa da anni per cercare di educare, no? Secondo uno stile polifono, come ha fatto Armani, come ha fatto Dolce Gabbana, come ha fatto gli altri stilisti, in questa direzione, staccandoci, cioè facendo che prodotti che parlano fra di loro, no? Ma che aggregati vanno a rappresentare stili di arredo un po' diversificati. Probabilmente in paesi emergenti, emersi, insomma, che hanno bisogno però di un'educazione al gusto, qualche tentativo anche di sistema da parte, per esempio, di Assorredo, insomma, credo sia stato fatto, per esempio, in Cina o anche in altri paesi. Ecco, anche questo volevo sapere un po' il suo punto di vista, di a che punto siamo, ecco, su questa capacità magari di, al di là del lavoro della singola impresa, di andare a proporre questa operazione di educazione su tempi anche medi, per esempio rispetto a un mercato cinese che credo sia stato abbastanza frequentato. Ecco. Un proverbio africano ci dice: se vuoi andare veloce vai da solo, se vuoi andare lontano vai con gli altri. Noi purtroppo italiani, nel nostro DNA è che ognuno va per sé, no? Non si è capace di fare squadra, fare sistemi di impresa, continuiamo a leggere che bisognerebbe fare sistema, che bisognerebbe... Tutto questo però non ce lo facciamo, è nel nostro DNA. Io credo che invece è una strada unica da percorrere, perché se andiamo e mettiamo in testa ai milionari in giro per il mondo, perché questo è il nostro target, che devono pensare all'Italia quando devono arredare le loro case, noi avremo un futuro certo. Abbiamo bisogno di una task force di aziende, no? Che, come è successo nella moda, sono andati noti a New York e hanno creato il Made in Italy nella moda. Cioè, noi dobbiamo cercare tutti i mezzi di mettersi assieme e presentare il meglio, no? Del sistema, del modo di arredare degli italiani. Penso che in una situazione come di oggi, appunto, che lui è così ben descritto, in presenza di questi mercati sempre nuovi ed ignoranti, con questa necessità di comunicare che va sempre perfezionata sia a livello di singola impresa che di sistema, di settore, e lui ci lavora a doppio titolo, diciamo, come presidente di associazione e come presidente di azienda, io penso che ci sia invece una necessità di oggettivare tutto, cioè ci sono delle strategie, chiaramente, non c'è soltanto passione, insomma cercherei di, come dire, di aprirlo un po' per vederci che cosa c'è dentro. La capacità creativa del fare, no? È una testimonianza proprio dal connubio fra i designer e le aziende. Se poi queste aziende non sono strutturate per affrontare le problematiche dell'estero, è chiaro che con un mercato che è ridotto un 30%, le aziende non possono stare in piedi e vanno sicuramente in default. Grazie mille alla Polyform, grazie mille a voi per la vostra attenzione.